Salto alla rovescia per l'avvio della 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che celebrerà il re incontrastato della tavola a partire da domenica 24 ottobre. Il profumo del Tuber Magnatum Pico torna ad essere il grande protagonista all'interno di un nuovo format con più di 50 eventi tra cooking show, premi, mostre fotografiche, incontri culturali, iniziative per bambini e spettacoli. La manifestazione è stata presentata nella sede della Regione ad Ancona. Noi dobbiamo spingere per portare la qualità della nostra terra, farla conoscere, farla assaggiare e caratterizzare un turismo e un'accoglienza che sia in linea con quelle che sono le potenzialità della nostra regione. La Regione Marche vuole esaltare quello che noi abbiamo da offrire perché riteniamo che sia il bigliettino da visita più importante per restare competitivi. Piazza Enrico Mattei sarà il fulcro del commercio e della borsa del tartufo con le quotazioni in tempo reale. A differenza degli anni passati non si gusterà più negli stand, in piazza e in piedi, ma in una nuova area attrezzata. Il Pala Tartufo ospita il Risto Tartufo per rendere unico il momento dedicato all'assaggio con i ristoranti locali e 6 chef per un totale di 300 posti a disposizione dei visitatori. Il salotto da gustare rivivrà grazie ai cooking show con i maestri della cucina italiana, da Alessandro Negrini a Luca Montersino, da Giorgione ad Antonella Ricci e tanti altri. Domenica 7 novembre alle ore 18 il sindaco Luca Lisi conferirà la Ruscella d'Oro 2021 a Moreno Cedroni, 2 stelle Michelin, tra gli chef italiani più innovativi della cucina internazionale. Tra i grandi ospiti della fiera anche Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia, che si esibirà in uno spettacolo dialogo con il pubblico presentando il suo Non è un libro, un'opera letteraria autoprodotta i cui proventi verranno interamente devoluti alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di un'autoambulanza. Beh, abbiamo questa grande opportunità e anche questa grande fortuna di ereditare una tradizione che è arrivata a superare il mezzo secolo di storia e quindi dobbiamo conservarla e valorizzarla. Nei nostri obiettivi c'è quello di creare anche una strategia condivisa per il tartufo. Abbiamo un portale che rappresenta in modo comprensivo tutti gli eventi, tutti i territori che hanno a che fare con il tartufo e domenica 24 iniziamo con l'inaugurazione della festa di Acqualagna con una grande opportunità per queste nostre terre, per questi nostri produttori e poi soprattutto che come beneficio arriva fino alla somministrazione ai ristoranti, i quali hanno ormai una competenza, una specializzazione che merita di essere veramente visitata. Quindi l'invito è a venire ad Acqualagna domenica per scoprire questo grande e prestigioso prodotto. Si sta pensando inoltre di realizzare un distretto legato al tartufo che verrà presentato ad Acqualagna. Per il sindaco la parola chiave di questa edizione sarà emozione, 8 giorni di gusto e passione per un'esperienza innovativa che sa unire gastronomia, arte e cultura. Molte agenzie di viaggio ci stanno contattando, quindi questo significa sicuramente un numero notevole di presenze. Voglio rassicurare tutti che abbiamo messo in atto un'organizzazione imponente per ciò che riguarda la normativa Covid. Abbiamo 60 persone impegnate giornalmente proprio per il controllo, per la facilità d'accesso, eccetera. Ma si arriverà in Acqualagna in sicurezza, si può arrivare, serve il Green Pass, ma verrà controllato solo ai visitatori all'interno, non a tutti, quindi si può comunque accedere liberamente, questo è importante. E i nostri ristoratori, i nostri commercianti sono in fibrillazione perché dopo questo anno di stop non vedono l'ora di ripartire alla grande, come già sta accadendo da mesi in Acqualagna, perché abbiamo un notevole aumento dei flussi turistici in tutti i weekend grazie ai visitatori che vengono da tutta Italia a gustare il nostro prelibato tartufo.